Ehi là, io sono Matteo Zamparo e adesso andiamo a parlare degli easter egg dell'episodio 8 di WandaVision, dal titolo... Negli episodi precedenti! L'episodio si apre con un flashback nel passato di Agatha Harkness, esattamente nel 1693, a Salem. Una scena molto simile, ma con presupposti completamente differenti, si può vedere nel terzo numero della serie fumetti Vision and the Scarlet Witch, del 1985. Sempre in questa scena apprendiamo che Agatha è piuttosto vecchia, ma non così vecchia come nei fumetti. Le sue origini atlantide pre-cataclisma vengono però evocate dalla figura della madre, che indossa una specie di diadema di energia magica. Beh, quel diadema ricorda tantissimo la figura di Zered Nah, una potente maga di Atlantide che praticava la magia bianca e che era, ai suoi tempi, la strega suprema, lo stesso ruolo ricoperto dal Dottor Strange in epoca moderna. Zered Nah appare per la prima volta in Fear numero 15 del 1973. Il corpo risecchito della madre di Agatha ricorda il corpo di Agatha stessa una volta uccisa nella saga Vendicatori Divisi. Oh, non preoccupatevi, ha trovato il modo poi qualche anno dopo di ritornare in vita. Sapete come funziona la morte nei fumetti, no? Il tenero coniglietto della nostra carissima Agatha ha un nome particolare, cioè Mr. Scratchy. Nei fumetti Agatha ha un figlio e quel figlio si chiama Nicholas Scratch. Non credo sia un caso, vero? Comunque, Nicholas Scratch appare per la prima volta in Fantastic Four 185 del 1977. Attraverso un magico viaggio nel viale dei ricordi della vita di Wanda, possiamo apprendere tutti i precisissimi riferimenti alle varie serie che hanno ispirato gli episodi precedenti. In particolare, la serie preferita di Wanda è il Dick Van Dyke Show, di cui sono state ricreate, sia nel primo che nel secondo episodio, diverse scene, come potete vedere voi stessi. Finalmente possiamo vedere la bomba Stark di cui abbiamo tanto sentito parlare dai tempi di Avengers Age of Ultron. E a questo punto abbiamo anche la conferma che il tostapane che abbiamo visto nella primissima pubblicità del primissimo episodio era un riferimento alla bomba stessa. Durante il contatto con la gemma della mente, Wanda ha una visione. C'è chi sostiene che sia la rappresentazione futura di Wanda, mentre io preferisco pensare che sia una versione di Wanda con tutto il suo enorme potenziale sbloccato. Schiarendo l'immagine si può anche notare che indossa un nuovo costume. Per qualche dettaglio in più, si possono inoltre unire dei televisori di alcuni poster pubblicitari già rilasciati. E voilà! Ora abbiamo praticamente quasi tutti i dettagli del primo costume di Scarlet Witch. Ebbene sì, perché ricordatevi che prima non si chiamava così nell'MCU. Nella nuova base degli Avengers, e non nella torre degli Avengers, come purtroppo riportato nell'adattamento italiano, Wanda guarda Malcolm in the Middle, principale spunto stilistico per l'episodio di Halloween, il sesto. Le raccapriccianti, truculente e tristi riprese in cui ci viene fatto vedere il corpo di Visione smembrato e senza vita, nella base dello S.W.O.R.D., sono un rimando alla scena finale di West Coast Avengers numero 42, del 1989, facente parte della saga di John Byrne alla ricerca di Visione. Arrivando a Westview prima della, chiamiamola ristrutturazione generale, possiamo vedere l'aspetto originale di alcuni degli abitanti che abbiamo imparato a conoscere nei vari episodi e che, purtroppo per loro, si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo. L'auto di Wanda ha una targa di New York, ma quello che a noi interessa è la parola impressa nella parte inferiore della targa, che è Excelsior, il famoso motto di Stan Lee. Ed ecco un altro simbolo ricorrente della serie, il cuoricino. Compariva in diversi episodi ed ora sappiamo perché. Inoltre, l'atto di proprietà è firmato da una collaboratrice che ha lavorato alla realizzazione della serie. Durante la trasformazione magica di Westview possiamo notare un cartellone pubblicitario con la scritta «Dai una pulita con uno snap!». Ovviamente si riferisce a Thanos. Inoltre, a fianco, c'è il logo di Lagos, cioè l'incidente scatenante di Civil War. L'insegna del cinema Coronet presenta ben tre riferimenti. Prima del cambiamento si può leggere di alcune fantomatiche «porte di Tannhäuser». Queste porte vengono menzionate in quello che è forse uno dei più conosciuti monologhi della storia del cinema, quello di Blade Runner, che inizia con «Io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi». Beh, evidentemente anche Wanda ne ha viste parecchie. Forse troppe. Dopo il cambiamento, il cartellone presenta altri due film,
Big Red, in italiano intitolato Compagni d'avventura, del 1962, e Kidnapped, da noi Il ragazzo rapito, film del 1960. Entrambi film Disney, che con il loro titolo descrivono il rapimento degli abitanti di Westview attraverso la grande magia rossa di Wanda. Nella scena dopo i titoli di coda assistiamo all'attivazione del nuovo Visione Bianco. È un altro riferimento alla saga Alla ricerca della visione. La ricostruzione del sintezoide, con un nuovo corpo bianco privo di emozioni, avviene in West Coast Avengers numero 45 e la copertina di quel numero è a sua volta un omaggio ad Avengers 57 del 1968, dove compare per la prima volta Visione. Bene, non mi resta nient'altro che ricordarvi di seguirci sui nostri social, cioè Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e ovviamente sul sito www.nerdcafè.com. E se non vi siete ancora iscritti a questo canale, che state aspettando? Fatelo subito! Ciao! We'll be right back.